periodi caldi e siccitosi della stagione estiva, i boschi di alta montagna, anche quando non piove, non ci sono temporali, ci sono lunghe ore di sole, giornate asciutte, laddove ci sono degli alberi e dove il terreno ricrea una conformazione particolare. Per esempio qua vediamo delle radici che hanno ricreato come una sorta di piccolo anfiteatro grazie alle pietre, dove i raggi del sole magari entrano alle prime ore del mattino, ma non troppo, e dove a poco quindi rimane un po' più di ombra, un po' di meno insolazione, permane maggiormente l'umidità. Altri segnali che ci possono venire incontro in queste situazioni è la presenza ovviamente di licheni, e un secondo fattore importante e particolare, e lo sentite dai miei passi in questo momento, è anche sentire, percepire il rumore del suolo sul quale camminiamo. Le pigne, in questo caso, ci danno un indice della siccità del momento nel quale ci troviamo, ma dove il nostro passo fa un rumore un pochino meno sordo, significa che ci troviamo in una zona un pochino più umida. E quindi qualche sparuto esemplare di fungo porcino, come il Boletus spinophilus che vediamo in questo contesto, si può incontrare. Ovviamente non avviene questo in tutti i tipi di sottobosco, ma solo dove si ricreano le giuste condizioni. Quindi ovviamente, oltre agli alberi che ricreano l'umidità e permettono ai raggi del sole di filtrare ma non di scaldare completamente il sottobosco, serve anche qualcosa che trattenga un pochino di più l'acqua. Quindi, ad esempio, in questo contesto, è proprio la forma delle radici dei nostri abeti, qui le vediamo, le percorriamo, che crea proprio una sorta di pozza naturale, un piccolo anfiteatro, come l'abbiamo definito agli inizi. Qui vediamo le radici che si intersecano su un terreno che sotto di base è roccioso, una roccia che fa scivolare l'acqua, quindi in questo caso proprio le nostre radici trattengono un pochino l'acqua piovana, anche scarsa, magari dei mesi di maggio, di giugno e di inizio luglio, e poi con il lento riscaldamento delle giornate estive, anche a quote molto elevate, in questo caso Boletus spinophilus, grazie alle temperature notturne, magari un pochino più fredde, ad elevata quota, ci troviamo a 2000 metri di altitudine su una propaggine di un bosco di abete rosso sulle Alpi, riescono a svilupparsi anche in periodi caldi nel cuore del mese di luglio. Cosa succede? Il micelio del nostro Boletus spinophilus, che si trova e vegeta sottoterra nel contesto di questo anfiteatro ricreato dalle radici, con l'acqua che rimane un pochino incastranata fra le pietre e l'umidità che rimane al di sotto del suolo, come vediamo, ma anche le condizioni di asciutto che derivano dal clima assolato, quindi cosa succede? Il bosco si asciuga un po' nello strato superficiale, sotto è ben bagnato, sotto poi l'acqua, grazie allo strato impermeabile di pietre, inizialmente si trattiene, ma poi scorre e scivola via verso il fondovalle. Allora si ricrea proprio la condizione migliore per la frutificazione di questo che è il Boletus spinophilus, che non vuole una pioggia diretta, che non vuole un eccesso di ristagno di umidità, che non è un fungo amante dell'umidità come il suo parente stretto Boletus edulis. Adesso andiamo a raccogliere questo esemplare per vedere alcuni caratteri di come, ovviamente, anche in condizioni comunque difficili, questi funghi si presentano. E notiamo che la cuticola del nostro Boletus spinophilus si presenta screpolato, areolata, proprio perché comunque ha patito una condizione anche di calore. Lo rigiriamo al di sotto e notiamo che la superficie meniale, quindi i pori, presentano già spore molto mature. I porcini, tutte le quattro specie, quando sono ovviamente giovanissimi, presentano i pori di colore biancastro. A mano che avviene la maturazione delle spore, le colorazioni passano dei pori da un biancastro fino a un giallo olivastro, giallo verdastro. In questo esemplare, inoltre, è ben evidente un reticolo che osserviamo sullo stipite, che si prolunga su tutto il gambo. Lo vediamo prolungarsi dall'apice dell'attaccatura coi tubuli
sino alla parte basale dello stipite. In genere Boletus spinophilus, quando è fresco e sono esemplari dal peso specifico elevato di grosse dimensioni, con questo colore vinaccia lampone anche molto intenso, sono degli esemplari molto molto più belli, diciamo, all'aspetto e all'impatto estetico. Ma ricordiamoci pur sempre che questo esemplare è cresciuto in delle condizioni climatiche abbastanza difficili per la sua specie e comunque nel cuore della stagione estiva con temperature molto elevate. Un altro carattere che si riscontra in questi esemplari quando li andiamo a trovare in questi ambienti e in queste condizioni è osservare la cuticola. La colorazione rosso lampone o comunque rosso vinaccia tipica di questa specie tende ovviamente a sbiadirsi, a diventare un pochino più giallognolo o giallastra proprio nei punti dove c'è stata una maggiore esposizione ai raggi del sole. Abbiamo scoperto quindi come anche in una stagione molto calda, estiva, in alta montagna e senza precipitazioni degne di nota temporalesche, piccoli dettagli nell'osservazione del sottobosco possono fare la differenza. In questo caso l'umidità scarsissima magari delle ore notturne, però aiutata da una poca insolazione di questo versante, di questo sottobosco, ha favorito la crescita di questi due esemplari. Come notiamo in questo esemplare, addirittura, che sembra quasi con una forza possente avere in un certo senso spaccato, vinto la forza di un terreno più marcatamente siccitoso.